Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre, come ogni lunedì. Ben trovato, Presidente. Salve a tutti, buona settimana. Allora, Presidente, come si combatte l'inflazione? Chiaramente c'è grande difficoltà per i dipendenti a far quadrare i conti, soprattutto se sono monoreddito. Noi abbiamo un problema serio dal mio punto di vista con i lavoratori dipendenti perché naturalmente l'inflazione di questi ultimi anni, anche se la tendenza per quanto riguarda il 2024 è una tendenza che dovrebbe portare a fine anno ad un'inflazione intorno al 2,5%, quindi un'inflazione come devo dire, che arriva poi alla normalità, ebbene, molti lavoratori hanno visto eroso una buona parte del proprio stipendio. Noi parliamo di oltre il 10% nel 2022, parliamo di un'inflazione del 5,4% nel 2023. Tra le altre cose dobbiamo dire che questa è l'inflazione media, però per quando andiamo a confrontarci con le utenze, a confrontarci con i beni di prima necessità, ci accorgiamo che in effetti l'inflazione è stata di gran lunga superiore rispetto alla media, per cui le famiglie medie e i lavoratori in effetti hanno visto eroso il proprio stipendio per circa complessivamente 3.000 euro all'anno e sono cifre abbastanza importanti. Ora bisogna cercare di dare una mano a questi lavoratori, in modo particolare, lei lo ha detto, ai monoreddito, e quindi bisogna trovare il modo di aumentare lo stipendio, però fare in modo che questo aumento di stipendio non vada a gravare sulle imprese che sono ovviamente anche loro in difficoltà, alle prese con le difficoltà del mercato globale, non solo, ma anche con l'aumento dei costi e delle utenze in generale. Quindi Il nostro praticamente punto. bisognerebbe lavorare sulla diminuzione delle tasse, perché chiaramente il carico fiscale è pesante per ciascun dipendente. Perfetto, è proprio questo che stavo per dire. In effetti bisogna diminuire le tasse dei lavoratori e questo sta già avvenendo, però ripeto, trovare in busta paga anche per il 2024 dai 50 ai 100 euro in più purtroppo non va a coprire il danno che i lavoratori hanno subito per effetto dell'inflazione. Bisogna cercare di aumentare la paga del lavoratore senza andare praticamente ad incidere negativamente sui costi delle imprese. Come lo si può fare? Sgravando le imprese di una parte dei contributi a carico delle imprese stesse e diminuendo le tasse. Qualcuno mi dirà: ma tu come fai praticamente se non c'è una copertura? E noi continuiamo ad insistere sulla questione della copertura, perché poi del resto nella conferenza di inizio anno è stato ribadito anche dal nostro Premier, dalla Meloni, praticamente che ci sono degli sprechi sui quali bisogna lavorare. Noi abbiamo una macchina statale che arriva ormai ad una spesa di oltre 1.000 miliardi all'anno e statistiche ci dicono che molti, praticamente circa il 20% di questi soldi sono sprechi, quindi parliamo addirittura di 200 miliardi all'anno, andando sempre ad attingere sugli sprechi senza poi però incidere negativamente sulla sanità, sulla scuola, cioè sui beni necessari alla comunità. Cioè, bisogna trovare la copertura per fare in modo che le imprese diano più
uno stipendio maggiore ai lavoratori. Certo, insomma, ottimizzare le risorse sicuramente non facendo danni su servizi essenziali come la sanità, come purtroppo sta capitando in La questo sanità, la periodo, scuola, la le scuola. infrastrutture. Certo, servizi essenziali. Le chiedo prima di salutarci, per le partite IVA si amplia invece la possibilità di concordato preventivo e questo può essere un beneficio? Beh, noi riteniamo che tutto sommato il fatto che si possa fare un accordo preventivo biennale, ricordiamolo, con il fisco alcune imprese, questo è un fatto positivo. È positivo per lo Stato perché sa, diciamo, da certe imprese che cosa andrà a ricavare, è positivo per l'azienda che sa di dover pagare quello e quindi magari ha incentivato anche, come dire, a lavorare di più, a incassare di più, perché praticamente sa che comunque su quello che incasserà di più non incideranno tasse, quindi è un incentivo e l'incentivo comunque è importante perché crea economia. Un'azienda che lavora di più tende anche ad assumere di più, quindi tutto sommato è comunque positivo. Per lo Stato non solo può fare i conti su cosa può contare, tanto per intenderci, ma poi addirittura concentrare la lotta all'inflazione, la lotta all'evasione fiscale, che è una lotta che bisogna fare, una lotta importante, su una determinata branca, perché per chi ha fatto il concordato preventivo, almeno nei 2 anni non deve. Lo Stato non ci deve, come devo dire, andare a fare accertamenti e quindi ha la possibilità di concentrarsi su altre aziende. Certo, insomma, sicuramente bisogna ricercare i grandi evasori piuttosto che i piccoli evasori che magari non hanno pagato perché non hanno la possibilità. Per carità, è sempre sbagliato, Ma però credo che noi non sia quella la risoluzione del problema. lo diciamo sempre, in effetti il fisco deve razionalizzare la lotta all'evasione fiscale. Preventivamente, prima di fare un accertamento a tizio a Caio, deve rendersi conto se quel tizio o Caio praticamente è in grado di pagare le sanzioni, l'imposta evasa e così via. Quindi facendo questo preventivamente si razionalizza il lavoro e si va ad attaccare premesso che non è giusto non pagare le tasse, ma si va ad attaccare veramente chi ha da perdere e quindi si cerca di ricavare il più possibile dalla lotta all'evasione fiscale, la cosiddetta riduzione del tax gap, cioè delle tasse evase. Allora, noi la salutiamo, la ringraziamo, le auguriamo naturalmente buon lavoro, ci vediamo come sempre lunedì prossimo per saperne di più in questa complicata materia fiscale ed economica. Arrivederci. Grazie a voi, alla prossima.